era il suo più grande al mondo. Pensate che in Germania, il 24 di maggio del 2003, pensate un po', la Germania ha provato a stabilire il primo record del tiramisù. Cominciamo ad alzarlo e vediamo di raggiungere questo primo livello. È quasi, siamo quasi vicino ad alzarlo da terra. Una squadra di pasticceri nel 2003, ed eravamo proprio il 24 di maggio del 2003, questo è veramente il destino, ha stabilito il primo Guinness. Siamo a questo punto alla tara, ok? Mi sta dicendo che siamo alla tara. Allora, cominciamo ad alzarlo di più. Il primo record della storia del tiramisù lo detiene la Germania del 2003 ed era arrivata a 216 kg. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso. Ivan, battuto! L'abbiamo già battuto! Soltanto il nostro cacao pesa più di 216 kg. Continuiamo ad alzarla, prego. Attenzione, siamo arrivati a 1000 kg al momento e pensate che il 22 di aprile del 2007 la città di Varese in Italia era arrivata a 305 kg. Mamma mia! Neanche lo Zabaione, il primo vasetto di Zabaione non pesava così poco. Siamo a 1500 grammi intanto. Battuto! Didi, scusate, mi sto correggendo, ma l'emozione è anche mia. L'abbiamo battuto! Andiamo avanti! Momenti concitati. La Gruner Milanini sta alzando il tiramisù. Quelle lì sono brutte. Sono già carate. Sì. Non penso di lavoro. Allora attenzione, ci fermiamo un attimo perché siamo, secondo la Gru della Midolini, siamo arrivati a 2000 kg. Però attenzione, siamo arrivati al record del Bahrain. Esatto, però prima del record del Bahrain, devo dirti altri record, perché c'era la Svizzera con 780 kg, poi arrivò la Francia con 1075, arrivava in Italia, Piove di Sacco con 1285 kg, e arriviamo anche Cassino, sempre in Italia, con 1500 kg, e signori e signori, era il momento del Bahrain, il 31 marzo di quest'anno, quando arrivò a 1969 kg. Questo è il record mondiale. Quanto siamo? No, fermi. Facciamo dire adesso al giudice qual è quello di comune. Ok, attenzione perché adesso Mirko, il bruista della Midolini, mi sta dicendo che siamo al record del Bahrain praticamente, quindi a 1969 kg, questo è il peso. Bruista Chiacchieroni, 1968 kg battuto appunto il 31 marzo di quest'anno, mentre lui devono organizzarsi anche chi parla. Noi siamo già a organizzare questo evento. Sono Lorenzo Ventri, si chiama, mi dice, dico guarda che il record è stato battuto, non è più 1555 kg, ma è 1968. Infatti, penso che sia quello, eccolo lì. Ora aspettiamo il giudizio di Lorenzo. Se quello lì che è arrivato adesso. Allora, vediamo cosa ha fatto Simone. Io faccio fatica a sentirvi dalla gru perché ce lo vede tanta gente, però siamo al Bahrain, siamo al Bahrain, quindi ti lascio la linea anche a Lorenzo perché il Guinness World Record lo stabilirà lui. Prego, stiamo attendendo questo momento. Braccio della gru a tutto il peso. Ci siamo, abbiamo usato il tiramisù ad altezza d'uomo,
questo rende l'idea, questo rende l'idea. Mirko, hai il peso ufficiale? No, non ancora, sta salendo ancora la tensione. Lorenz, sì, ma non riesce. La suspense, signore e signori. Tutta la piazza potrebbe cominciare con una standing ovation. Attenzione, siamo in diretta TV, siamo quando arriva Lorenzo, stiamo aspettando Lorenzo Beltri. Attenzione Mirko, facciamo partire il coro tutti assieme. Lungo, sta arrivando il giudice della Guinness World Record vicino a Mirko Ricci. No, non è qua. Avete rubato Lorenzo Beltri da qualche parte. La banda ha iniziato il suo stacchetto, stiamo attendendo, sono momenti. Deve essere sotto. Anche momenti di emozione, momenti di attenzione, perché non è facile questo. Momento vicino al tiramisù con un sorriso, c'è un sorriso. Attenzione, momento di attenzione. Eccomi, mi sentite? Allora, sentite? Proviamo ad alzare il volume del microfono, perché nella prima parte di piazza si sente, nelle parti alte un po' meno, perché veramente è tanta gente. Regia, grazie, alziamo al massimo i microfoni, grazie. Manuel, non ti porto. Io provo a urlare. Dunque, abbiamo pesato questo grandissimo tiramisù. C'è stato un lavoro enorme da parte di tutti quanti e prima di tutto vi ringrazio per la grande partecipazione. Il record da battere era del Bahrain con 1969 kg. L'associazione conserva qui a Gemona del Friuli con 3015 kg. Grazie.